Gli ascolti del Grande Fratello 2018 condotto da Barbara D'Urso, continuano ad essere nell'occhio del ciclone e in queste ore in tantissimi stanno commentando il risultato della seconda puntata del reality show trasmessa ieri sera su Canale 5. In rete e sui social i dati auditel della D'Urso hanno fatto subito scatenare grandi polemiche e c'è chi alla luce di questi risultati ha tacciato il reality show di Canale 5 di aver registrato ascolti flop. Ma qual è la verità dei fatti? Ecco la verità sul verdetto auditel. Ascolti flop per il GF 2018. La verità, iniziamo subito col dirvi che questa seconda puntata del GF 2018 trasmessa ieri sera in TV ha registrato una media di ben 3 milioni e mezzo di spettatori che hanno permesso alla rete ammiraglia Mediaset di ottenere il 21% di share tra prima e seconda serata, oltre il 22,4% sul target commerciale. Nel dettaglio, la prima parte del programma in onda fino alle 23,30 circa ha ottenuto una media di oltre 4,3 milioni di spettatori con un picco del 22% di share, mentre in seconda serata lo share del reality show è volato fino ad arrivare a toccare la soglia del 32%. Punto su Rai 1, però, in prime time c'era il commissario Montalbano, considerato il colosso della TV pubblica in grado di registrare anche in replica una media di circa 6 milioni e mezzo di spettatori con il 27% di share. Numeri decisamente clamorosi che hanno permesso anche ieri alla fiction con protagonista Luca Zingaretti di avere la meglio nella gara degli ascolti. La reazione di Barbara D'Urso agli ascolti del GF 2018. Ecco perché in molti questa mattina hanno tacciato come flop il risultato del cancelletto Grande Fratello di Barbara D'Urso, ma possiamo svelarvi che non è affatto così. Il reality show di Canale 5, infatti, ha tenuto molto bene la presa, considerando il fatto che normalmente la seconda puntata subisce un calo fisiologico di 4-5 punti percentuali, così come è successo con l'ultima edizione del GF NIP condotto da Alessia Marcuzzi. Questa volta, invece, con la gestione D'Urso ciò non è accaduto e la trasmissione video, ha mantenuto quasi intatta la sua media di fedelissimi, reggendo molto bene all'urto del commissario Montalbano.